Eccoci qua, oggi siamo con questo bell'omone che avete visto, Christian, in arte Aquila 1921, e andiamo sul grappa. 8 km di curve su stradina a doppio senso, ovviamente, piccola, stretta, belle, quelle che piacciono a me, piena di detriti per terra. Potrei parlarvi degli imprevisti della vita. A nessuno piace soffrire, a me non piace soffrire, non piace neanche a voi, non piace a nessuno. Però Buddha dice che per arrivare all'illuminazione bisogna soffrire. E uno dice, ma a me che cazzo me ne frega dell'illuminazione, porco tu. Non posso farmi una vita bella senza soffrire. Allora, c'è anche qui una cosa bella, perché il cervello è fenomenale, è un muscolo. Il cervello ci dà la possibilità di decidere qual è il livello di dramma che vogliamo dare alla nostra vita. Guardate Alex Zanardi che cosa ha combinato della sua vita. Quando è rimasto senza gambe durante l'incidente, dice che la prima cosa che ha guardato è quello che era rimasto, non quello che aveva perso. È un insegnamento che è spettacolare. Significa che in tempo zero probabilmente lui è cambiato. Appena ha capito quello che era successo, lo ha accettato immediatamente, non ha messo nulla in dubbio, non ha fatto fede su alcuna speranza, ha detto bene, da qui io parto. E questa è una cosa che tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare, anche nelle cose più piccole, non necessariamente nelle cose grandi. Lo possiamo fare con i colleghi di lavoro, lo possiamo fare con le nostre storie sentimentali, lo possiamo fare con la nostra famiglia, con i nostri genitori, con i nostri amici. Dove andiamo? Andiamo dalle mucche o dai cervi? È grappa di qua? Buon, grazie. Ah, bella, ok, bellissima. La strada bella è quella da lì in giù. Oh, speriamo di non prenderle. Quindi siamo andati sul grappa, ma dalla parte sbagliata. Abbiamo fatto la strada, quella dei vaccari. Strada cacca, panorama vacca. Strada vacca, panorama fracca. Se potessimo cambiare le cose che ci accadono, ce le faremmo andare bene. La vita invece ci mette davanti a cose che non ci piacciono. Ma immaginate se avessimo una vita dove tutto ci piace. Alla 10ª, 15ª volta che la viviamo quella vita, ci siamo rotti i coglioni. Forse una delle invenzioni più belle di Dio è stata proprio quella di darci i casini. Perché i casini ti rendono la vita interessante, come la morte ti rende la vita degna di essere vissuta. Immaginate di poter fare davvero tutto quello che vogliamo, quando vogliamo, che gusto c'è? Invece così siamo costretti a vivere un gioco, non nel senso brutto della parola gioco, non voglio sminuire la cosa, ma nel senso ci dà la possibilità di decidere, andiamo a destra, andiamo a sinistra. I casini di fatto sono la possibilità e l'opportunità di esprimere una scelta e quindi di conseguenza di esprimerci noi come esseri umani. Va bene anche ogni tanto piangersi addosso, fa parte dell'esperienza anche quella. Non ci sono emozioni buone, emozioni cattive, ci sono forse emozioni più utili e emozioni meno utili in determinati momenti. E in generale addestrare il cervello a gestire le proprie emozioni è utile, perché ti dà la possibilità di esprimerti. Quando diventiamo capaci di gestire le nostre emozioni, possiamo decidere come comportarci di fronte a un avvenimento che ci accade, che ci scatena un'emozione positiva o negativa, bella o brutta, riso o pianto. In quel momento lì c'è la nostra libertà. Se noi siamo totalmente guidati dallo stimolo esterno che genera un'emozione e noi rispondiamo anche all'emozione oltre che allo stimolo esterno, noi siamo schiavi. Tutta la libertà si gioca in quel momento lì, quando uno ti tira un cazzotto sullo stomaco e tu continui a respirare. Ci sono mille motivi per cui la vita ci tira i cazzotti sullo stomaco. Ci sono mille motivi, ma ce n'è uno solo. Che non c'è un motivo, semplicemente accadono le cose. E l'opportunità di esprimerci come essere umano sta proprio nel non reagire, ma nel agire. Quello spazio che c'è tra lo stimolo e la reazione, lì dentro c'è tutta la nostra libertà. Lo spazio che c'è tra quando ti offendono, tra quando ti tirano una sberla, tra quando ti fanno lo sgambetto,
da quando ti arriva un cazzotto, in quel momento lì possiamo tirare indietro uno schiaffo, fare indietro uno sgambetto, oppure possiamo respirare e vivere quel momento come il nostro momento di illuminazione personale, il nostro momento di libertà, dove possiamo davvero imparare in quel momento a gestire quelle emozioni che stiamo vivendo. E si gestiscono le emozioni semplicemente ascoltandole, ascoltandole senza identificarsi con l'emozione. Io mi arrabbio, non sono arrabbiato, sto provando l'emozione della rabbia. Non sono invidioso, sto provando l'emozione dell'invidia. Abbiamo sbagliato strada. Fa cagare la strada, ma sono belli i paesi. Tutto il resto è meraviglioso. E quando entri in un tunnel mentalmente, quando hai una dipendenza dal cellulare, dal fumo, dal sesso, dalle droghe, da una dipendenza affettiva, emotiva, quando entri in un tunnel, chiediamo aiuto se possiamo, se abbiamo qualcuno che può farci vedere dove siamo e che può aiutarci a venire fuori. Non è sempre facile uscire dai tunnel, non è assolutamente una vergogna chiedere aiuto. I grandi sanno quando devono chiedere aiuto e lo fanno. Solo gli stolti non chiedono mai aiuto perché vogliono fare tutto da soli. Noi non facciamo mai nulla da soli. Non c'è nessuna gloria nel martirio o nel vivere nel gioco dell'ego che ti dice che se tu ne esci da solo sei migliore di un altro che ha chiesto aiuto. Il migliore è quello che esce dal tunnel con tutti i mezzi possibili. È il primo passo verso la libertà. Sapere che senza gli altri noi non siamo niente, non siamo letteralmente niente. Immaginate di essere gli unici al mondo. Che rottura di coglioni. Nessuno è quello che è senza gli altri. Immaginatevi Jovanotti che sarebbe stato se fosse stato da solo a cantarsela, a suonarsela. Immaginatevi Freddie Mercury. Chi sarebbe stato se fosse stato da solo a cantarsela, a suonarsela? Esiste un concetto di interdipendenza dove noi non siamo mai totalmente autonomi, ma non siamo neanche mai totalmente dipendenti dagli altri. È un dare e avere. Io do il mio, ricevo. Qualcuno dà il suo e riceve. È importantissimo sentirsi liberi di esprimersi ed è una delle cose che invece ci viene insegnata poco, perché l'arte viene considerata spesso come una perdita di tempo, noi dobbiamo lavorare, ci crescono a scuola come delle macchine produttrici, come forza lavoro, perché è quello che dobbiamo fare, dobbiamo produrre, dobbiamo far girare la ruota come dei criceti. E non credete che io penso che sia sbagliato, lavorare è vero che nobilita l'uomo, perché ti dà l'opportunità anche lavorare, ti dà l'opportunità di esprimerti. Quindi anche quando sei in gabbia ti puoi sentire libero, anzi pensate che non potrebbe proprio esistere la libertà senza il concetto di gabbia. Pensate quanto la libertà è in debito con la, chiamiamola, schiavitù, perché io non potrei definire la libertà senza definire la prigionia. Pensate quanto è in debito la libertà nei confronti della prigionia. Quindi ogni volta che ci sentiamo imprigionati da qualche parte, quella è l'opportunità che aspettavamo per poter essere liberi. E la libertà è una condizione mentale, non viene da fuori. Le persone libere sono libere quando sono in gabbia. La gabbia quindi è, in questa visione, un trampolino di lancio verso la libertà. Io non voglio assolutamente che queste parole vengano intese come la lezione definitiva di vita, sono degli spunti di riflessione. Anche per me, sapete, perché poi i miei video ogni tanto me li riguardo anch'io. Vediamo quel pirla che cosa aveva da dire quando era in crisi di mezza età, va? Perché magari di 100 cose che dico, 10 hanno anche senso e le altre 99 ci facciamo una risata. Se mi volete ancora sentire blaterare, ragazzi, iscrivetevi al canale, che siete la mia motivazione. Alla prossima, che qua tra un po' piove. Ciao!
Bella? Bella merda?